Torniamo dopo aver parlato della vita difficile degli italiani, non italiani veri, di quelli che vivono nel paese reale, e quindi il 95% della popolazione, adesso spiego perché il 5% ne è escluso, e quindi difficoltà nei consumi, i dati della Confcommercio, le retribuzioni del rapporto CGIL-IRES, 1.800 euro in meno per gli operai nei prossimi 2 anni all'anno, 900 euro all'anno in meno, e ancora il crollo dei mutui e delle compravendite del mercato immobiliare. Torniamo a parlare invece dell'altra Italia, minoritaria ma che pesa, l'Italia di Marte, l'Italia di un altro emisfero, perché oggi la UIL ha diffuso il rapporto sui costi complessivi della politica e nei suoi vari organismi di rappresentanza. €6.400.000.000, questo costa la politica a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, comunale, agli italiani, 209 euro per contribuente. Così distribuiti, €3.100.000.000 per lo Stato centrale, ossia la Presidenza della Repubblica e il Consiglio dei Ministri, la Camera, il Senato, la Corte Costituzionale e le varie attività dei ministeri. Ossia 101 euro per contribuente. Poi 1.100.000.000 se ne vanno per le giunte e i consigli regionali, 38 euro media contribuente. 2.100.000.000 per giunte e consigli provinciali e comunali, 70 euro medi per contribuente. Le persone che vivono direttamente o indirettamente di politica sono 1.100.000, il 5% della forza lavoro italiana. Ecco perché dico che il resto vale per il 95%. Allora, uno dice, ma come sono andati in questi anni di crisi? Beh, nel 2012 gli stanziamenti per giunte e consigli regionali sono diminuiti dell'1,6%. E vabbè, già qualcosa. Però Molise più 15%, 36 milioni di euro. Lazio più 5%, 138 milioni di euro. Veneto, Zaia, poi la richiamiamo, più 3% a 70 milioni e mezzo di euro. Sardegna più 2,5% a 104 milioni di euro. Campania più 1,3% a 84 milioni di euro nell'anno in cui la Confindustria e la Confcommercio ci dicono che i consumi caleranno del 3,6%, sia mai successo dal 1946. Ebbene, in quest'anno queste regioni si sono aumentate lo stanziamento: Molise, Lazio, Veneto, Sardegna, Campania. I cali: in Calabria il 15% in meno a 71 milioni, in Toscana meno 9% a 73 milioni, in Liguria meno 8% a 31 milioni.